Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Alessia Merz è stata un volto noto della televisione durante gli anni 90 e inizio del 2000. Era soprannominata Prezzemolino, perché la si trovava un po' in tutte le trasmissioni. Ma oggi com'è diventata la showgirl di Trento, ha fatto parte di quella nidiata di giovanissime ragazze che ha segnato un'epoca televisiva. Guidate e dirette da un maestro di televisione come Gianni Boncompagni, tante di loro di strada ne hanno fatta. Non è la Rai è stata una magnifica palestra di vita e un approccio concreto al grande mondo dello spettacolo. Alessia Merz era tra quelle giovani ragazze, un po' timide, un po' frastornate, ma con tanta voglia di realizzare un loro sogno. Al contrario di tante sue amiche e colleghe di trasmissione che erano di Roma, lei veniva da lontano, da Trento, un mondo che sembrava davvero distante anni luce dall'aria mondana e tentacolare della capitale. Oggi cosa fa Alessia Merz e come è diventata Alessia Merz e la carriera in TV? Non è la Rai per lei ha significato davvero un trampolino di lancio importante, infatti conclusasi quell'esperienza, viene scelta da Antonio Ricci come velina di Striscia la Notizia. Come per altre colleghe che l'avevano preceduta in quel ruolo, da quel momento la sua carriera non ha più ostacoli. E, il 1998 quando ha condotto, insieme ad Amadeus e Gene Gnocchi, la prima edizione di Meteore, in onda su Italia 1. Ed il prezzemolino, Alessia Merz l'abbiamo ritrovata in tante trasmissioni di successo, da Sanremo Famosi a Telethon, da quelli che il calcio alla vita in diretta. Poi arriva anche cinema, ma arriva, soprattutto, il 2004 e la vita di Alessia Merz cambia completamente, perché un incontro le cambierà la vita. In quell'anno conosce Fabio Bazzani, un anno dopo si sono sposati e presto si sono trasformati in genitori grazie all'arrivo di due splendidi figli. Durante quel periodo di 4-5 anni la vita di Alessia Merz è cambiata. Completamente, le sue parole, in una recente intervista al Corriere dello Sport, Alessia Merz ha confessato di aver vissuto due bellissime vite. Una che, le ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto, ed una seconda che, la rende felice come moglie e mamma. Ha ricevuto tante proposte lavorative in questi anni, ma le ha sempre rifiutate. Pechino Express e l'Isola dei Famosi sono soltanto gli esempi più recenti di concrete opportunità lavorative, ma per lei il vincolo familiare è diventato troppo forte e non sarebbe possibile staccarsi dalla famiglia per molto tempo. C'era una volta una delle protagoniste di Non è la Rai, poi diventata il prezzemolino, della TV. Adesso c'è una moglie e madre di due splendidi figli. Per Alessia Merz è questa la vera felicità. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.